Bella raga, ed eccoci arrivati al 15° episodio. Scusate l'attesa, ma come avete saputo sono stato un po' raffreddato. Comunque, oggi sarà un episodio anch'esso lungo come il precedente, e, con tante trattative con l'inizio di stagione che saranno un po' di sorpresa. Il primo giocatore che cercherò di acquistare oggi sarà Felipe Santana, che è un difensore roccioso che penso che molti di voi lo conoscano. Non è giovanissimo come la nostra... diciamo come il nostro progetto ci dice, ma comunque è un difensore di esperienza che per giocare in Premier ho pensato che ci possa servire. Il prezzo si aggira come vedete sui 3 milioni e mezzo, 3 milioni, comunque noi proviamo a fare un'offerta bassa perché non ha ancora firmato un contratto a lunga scadenza. Prima partita di oggi sarà un'amichevole contro l'Eintracht di Francoforte e sarà un'amichevole un po' sfortunata. Comunque, giocheremo con quasi tutte le riserve, con un attacco con Bakroth, Bellomo e Benzia. Qua al 38esimo c'è quello che non ti aspetti perché Zouma è incosciente, fa un fallo stupidissimo e ci lascia in 10 al primo tempo. Qua comunque N6 continua a fare delle parate incredibili. E il primo tempo si finisce sullo 0-0 con molte occasioni, soprattutto dalla parte loro, devo essere sincero, non siamo riusciti molto ad attaccare. Nella ripresa subito c'è la doccia fredda, c'è qualcosa di incredibile perché c'è una lieve spinta, l'arbitro fischia rigore per loro. Già in inferiorità numerica, poi veniamo anche sbeffeggiati dall'arbitro. Qua Offer contro N6, Offer centrale. N6 sbaglia a tuffarsi, comunque 1-0 per loro, meritato, anche se siamo in 10. All'80esimo c'è il raddoppio, di nuovo stavolta Höckler che infila N6. All'88esimo entra Musa che lancia Bellomo, che si inventa un gol incredibile di sinistro a giro, il portiere non riesce neanche a tuffarsi per la precisione di questo tiro. Bellomo può fare un'esultanza stranissima, sembra morto, poi si rialza e inizia a festeggiare. Comunque, la partita finirà 2-1. Nelle trattative il Borussia non accetta subito la nostra offerta di 2 milioni e mezzo, decidiamo di alzarla a 3. Passano i giorni e il Borussia accetta, quindi offriamo il nostro contratto a Felipe Santana, che sarà uno dei nostri pilastri della difesa, insieme a Zouma e Kalas. Arriva un'offerta di 11 milioni dal Napoli per N6, decidiamo di alzarla a 16 milioni. Ci ho provato, diciamo, volevo resistere, ma comunque 16 milioni sono tantissimi se il Napoli accetta di continuare la trattativa. Quindi mi devo guardare intorno per il portiere. Ho pensato subito a Leno del Bayer Leverkusen, che comunque è un gran portiere. Giovanissimo anche lui, 21 anni. Il prezzo è sugli 8 milioni e il nostro direttore generale ci dice che comunque la trattativa sembra fattibile, quindi decidiamo di fare l'offerta per 8 milioni. Un portiere che comunque, come ben sapete, è un gran portiere. Comunque non vi avevo detto che stavo trattando con un giocatore fenomenale, a mio parere, che è John Guidetti del Manchester City, che ce lo stiamo portando a casa con un'offerta di 6 milioni e mezzo per un giocatore che ne vale almeno 9, come diceva il Manchester di Mancini. Qua in uscita ci sarà Don Go e vedete cosa succede? N6 alla squadra Napoli per 16 milioni. Il Bayer Leverkusen accetta la nostra offerta, proviamo a offrire il contratto, ma vedrete che Leno non accetterà. Felipe Santana invece accetta, scusate un po' la velocità della trattativa, ma così facciamo un episodio un po' più concreto. Arriviamo alla prima di campionato, però senza portiere, perché il portiere l'unico sarà Cragno in porta, che comunque si farà valere. Qua al sesto minuto un'azione con Zouma protagonista che riesce a fermare l'attaccante avversario. Qua c'è un'azione al 27esimo, numero di José Rodríguez che con un tunnel supera l'avversario, poi allunga per Bellomo che mette in mezzo, ma
non ci arriva Leitner e il primo tempo finisce 0-0. Nella ripresa al 55esimo c'è questa bella azione di Mbakogo per Redmond, Redmond ancora per Mbakogo, ma il difensore ci mette la gamba e la palla va fuori. Al 65esimo un'azione confusa porta al vantaggio avversario, che Gibson l'allarga per Osman, che supera Kalash e infila Cragno dove non può arrivare. 1-0 Everton, vantaggio meritato, pensando che la squadra ancora si deve formare, comunque è una delle prime partite che giocano tutti insieme, non è ancora composta da tutti gli effettivi. All'85esimo c'è questo gran tiro dell'Everton, ma Cragno riesce a parare, ma la partita finisce 1-0, pensando che abbiamo giocato contro una squadra solida come l'Everton in trasferta, con l'unico portiere disponibile che era Cragno, poverino, che si è trovato subito a giocare una partita di Premier, non sarebbe mai aspettato. Comunque, un risultato buono anche se è arrivata la sconfitta. Passano i giorni, quindi continuano le nostre trattative. E dato che Leno, vedrete che non accetterà il nostro contratto, mi sono buttato su uno dei portieri, a mio parere, più forti del gioco, che è Joe Hart del Manchester City, che non gioca titolare al Manchester City, non so come mai. E come avete visto, provo un'offerta da 8 milioni e mezzo più Sigurdsson, che non rientra nei miei piani. E devo cercare anche un secondo portiere, perché Cragno sì è forte, ma preferivo usarlo tipo in Capital One Cup. E comunque mi sono buttato su Butland, perché Areola si era appena trasferito, era andato via dal Paris Saint-Germain, quindi ho deciso di puntare su di lui, su Jack Butland del Birmingham City, che comunque è un portiere di ottima prospettiva, ve lo consiglio molto se tipo partite con le squadre basse, perché è uno che cresce molto. John Guidetti quindi accetta la nostra offerta e si trasferisce a titolo definitivo dal Manchester City per 6 milioni e mezzo, è un ottimo rinforzo. Leno, come avete visto, rifiuta e guardate cosa succede, il Manchester City accetta la nostra offerta, quindi offriamo il nostro contatto al nostro mega portiere. Una cosa incredibile che un giocatore come lui si trasferirà alla fine da noi. Dongo va via, meglio così, finalmente, dato che non giocava mai, poverino. Anche il Birmingham accetta la nostra offerta, quindi non ci basta che offrire il contratto anche a lui. E passano i giorni e arriva la conferma, anche se era un po' rischioso perché i giorni passavano e la partita si avvicinava, non volevo arrivare di nuovo con Cragno in porta. Anche tutto rispetto per Cragno, ma in Premier speravo di avere qualcuno un po' più di esperienza. È arrivati proprio al 24 di agosto, il giorno della partita, arrivano due notizie stupende, sia Butland che Joe Hart, soprattutto Joe Hart sarà il nostro nuovo portiere. Seconda partita di campionato, come avete visto, giochiamo in trasferta contro Sunderland. Due partite consecutive in trasferta. Loro hanno Rolando, capitano, che è il difensore centrale roccioso, che adesso gioca in forza al Napoli. Noi giochiamo col 3-4-2-2-1, scusate, con Hart, Zouma, Felipe Santana, Kalash, Redmond, Leitner, Vilenia, Gisele Rodriguez. In attacco Mbakogo, Musa e John Guidetti, prima punta. Al decimo minuto passiamo subito in vantaggio con John Guidetti che lancia Capitan Musa, che con questo bellissimo pallonetto infila il portiere avversario. 1-0 subito e 1-0 decisivo. Poi al 21esimo si provano gli avversari con Larsson che mette in mezzo per Jelanovic, ma Hart respinge, fa una gran parata. Qui c'è una bellissima azione di Mbakogo che lancia Guidetti, che però si fa ostacolare l'avversario. Mbakogo ancora la mette giù. Musa prova la rovesciata da fuori area, ma il portiere non si fa sorprendere. Quindi finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 per noi. Un risultato che ci sta tutto, perché comunque abbiamo giocato molto meglio degli avversari. Ma al 60esimo, guardate che tiro incredibile che hanno fatto gli avversari, che si infila sotto, che si schianta contro l'incrocio dei pali. Ci provano ancora gli avversari, ma Hart copre bene la porta e la palla va fuori. Al 70esimo, poi ditemi cosa è successo perché non l'ho visto. Rigore, incredibile. Il gol sarebbe stato in fuorigioco, la
L'arbitro fischia il rigore per fallo di Zouma, che per me assolutamente non c'era, almeno io non l'ho visto. Batte Jelavic contro Hart, centrale Jelavic. Hart non riesce a fare il miracolo nel suo esordio. Scusate un po' la voce, ma sono appena tornato al raffreddore in questo periodo. Comunque all'83esimo, guardate che bella azione, Musa rimette in mezzo per John Guidetti che si gira di corpo, di fisico. John Guidetti fa il suo esordio con gol, il suo esordio con il gol della vittoria, perché comunque non ci stavamo a pareggiare questa partita che era estremamente dominata. Gli ultimi minuti c'è questo gran lancio di Maigret, che è il nostro ex, per McLean, ma Hart non si fa sorprendere e la partita finisce qua. Complimenti ai ragazzi che... e complimenti soprattutto a Hart, che ha fatto delle parate strepitose, e a John Guidetti per il suo grande esordio con gol e assist, incredibile acquisto azzeccato fino adesso. Ma andiamo avanti subito, perché adesso giochiamo contro il Manchester United. Niente presentazioni. Al 16esimo c'è questa bellissima azione di John Guidetti che mette per Mbakogu. Mbakogu si infila, supera Rafael, tiro, ma Lindegaard non si fa sorprendere. Sull'angolo successivo Rodriguez mette in mezzo, la palla per Zouma. Felipe Santana spinto da Smalling, adesso iniziano a dare rigori clamorosi e un altro rigore. Almeno stavolta per noi, dato che ci hanno dati due contro consecutivi. Secondo voi chi batte? Capitan Musa dal dischetto col destro, la nostra musa ispiratrice. 1-0 al 20esimo, secondo gol consecutivo per il nostro capitano, che festeggia insieme ai suoi compagni di squadra. Al 30esimo ci provano loro con Van Persie che l'allarga per Valencia, ancora per Rooney, parata di Hart che non si fa sorprendere. Nani per Valencia, Valencia mette in mezzo per Kagawa, ma Hart è insuperabile oggi, sarà la partita in difesa perfetta. Fischia 1-0 per noi nel primo tempo, che comunque ampiamente meritato questo vantaggio, anche se era solo sul rigore. Comunque al 56esimo loro attaccano, ma si aprono le praterie per noi. Guidetti lancia Jerry Mbakogu, che secondo voi sbaglierà da lì, ma va a rincrociare sul secondo palo, supera Lindegaard, 2-0, Jerry Mbakogu. Pensate a questo ragazzo dalla Juve Stabia in Serie B italiana, in Premier l'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa. Al 70esimo sbagliamo noi il contropiede, Van Persie ci prova da 40 metri, boh, ma Hart non si fa sorprendere. Rodriguez all'88esimo l'allarga per O'Hara, O'Hara per Dumbia, azione tutta in orizzontale, Redmond la mette sotto l'incrocio. È la prima partita che vinciamo contro una grande e così ampiamente, con un risultato così largo. Comunque un risultato meritato, perché i ragazzi hanno espresso un ottimo calcio oggi. E Hart è stato un muro. Come vedete anche l'ultimo secondo fa questa gran parata. Il risultato finisce su 3-0, una partita dominata e vinta meritatamente. Un applauso a tutti questi ragazzi che ci hanno messo il cuore oggi, con uno stadio tutto gremito per incoraggiarli. Adesso le partite per oggi sono finite, adesso facciamo un'offerta per Sterling, che per me mi serve come riserva a Redmond. E Sterling, come sapete, è un ottimo esterno, un'ottima ala, può giocare da tutte e due le parti. Comunque il Liverpool voleva venderlo e io me lo voglio comprare. Arriva l'offerta della Bulgaria, ma io comunque per adesso non accetterò le nazionali, poi decideremo insieme. E per completare la nostra rosa ci serve un difensore forte, che è da panchina, diciamo. Io ho deciso di puntare su Muniesa, che non l'ho mai provato, però dai, è un cantera Barcellona, quindi deve essere forte per forza. Quindi facciamo un'offerta di 3,2 milioni. Il Liverpool accetta la nostra offerta, quindi offriamo il nostro contratto a Sterling. E il Barcellona si sta pensando su Muniesa, sì, le solite minchiate, ok. Ultimo giorno di mercato, Sterling ufficiale, nostro nuovo acquisto. E anche Muniesa si trasferisce al Wolverhampton, è l'ultimo tassello di questa grande formazione.
Adesso vi faccio vedere, come molti mi hanno chiesto nella prima puntata che mi chiedono di far vedere la formazione, quella che comunque useremo, e io userei per adesso un 3-4-2-1 che comunque può oscillare con un 3-4-3, un 3-1-4-2, comunque gli interpreti saranno quasi sempre questi, con il centrocampo con Leitner e Vilenia, ma dietro ci sono Oare e Dombia in panchina. E il tridente quasi starà quasi sempre Mbakogu, Musa, Guidetti, e con alternative Benzia, Bellomo, Lucas Piazzon in attacco, ma anche Sterling può giocare come terzo di attacco. Comunque c'è anche Barkrot, cioè abbiamo un attacco che secondo me è spaventoso, anche la difesa con Kalash, Felipe Santana e Zouma, poi in panchina c'è Ake, Muniaesa, Edgar Lee dell'anno scorso. Comunque adesso vi lascio e lasciate un mi piace, un bel commento, e se vi va potete scrivere cosa pensate di questo inizio stagione del calciomercato. Ci vediamo alla prossima e ciao.